Ciao amici, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Alfredo. Nel video di oggi andiamo a vedere come funziona nel dettaglio l'app DJI Fly, app che come tutti ben sappiamo ci permette di volare con il nostro amato Mavic Mini. Vi avviso subito che le cose da dire sono molte, quindi mettetevi comodi e vi consiglio la visione di questo video fino all'ultimo secondo, perché analizzeremo nel dettaglio tutte le voci presenti nell'app di questo drone. Come al solito lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per supportarmi. Noi ci vediamo dopo la sigla. La prima cosa da fare è collegare drone, radiocomando e smartphone. Se non sapete come fare, perché magari avete acquistato da poco il vostro Mavic Mini, non vi preoccupate, non lo ripeterò in questo video, ma vi lascio il link qui in alto nella scheda su come attivare e collegare il drone per la prima volta. Ok ragazzi, questa è la schermata principale del mio smartphone. Una volta che accendo il radiocomando, sentite il beep, in automatico si aprirà l'app e riconoscerà il vostro smartphone. Adesso, come vedete, c'è scritto connetti il drone. Accendo il drone. Ovunque, se avete collegato tutto correttamente, in automatico l'app si sposterà sulla schermata di volo, che è quella da cui partiremo, quella che vedete adesso. Dove leggete mod in alto a sinistra è possibile scegliere le varie modalità di volo. La modalità P, che è quella classica modalità di volo con cui partono tutti i droni dotati di GPS e con cui il nostro drone parte una volta che vi trovate all'aperto e una volta che avete agganciato un numero sufficiente di satelliti. Cliccandoci sopra passeremo alla modalità S, ovvero la modalità Sport Mode, che sconsiglio ai principianti visto che il drone in questa modalità risulta abbastanza frenetico e ha bisogno di più attenzione e di più esperienza per il controllo. Cliccando nuovamente entreremo nella terza e ultima modalità, che è la modalità Cine Smooth, che può essere utile per i principianti che vogliono effettuare da subito riprese lente in stile cinematografico. Ma mi raccomando, fate attenzione, perché in questa modalità, quando il drone andrà a frenare, in pratica sia l'accelerazione che la decelerazione, appunto la frenata, saranno molto più lente e quindi magari il drone non sarà reattivo come nella modalità P, nella modalità normale. Infine, cliccando nuovamente su mod C, ritorneremo alla mod P, quella da cui siamo partiti. Poi, spostandoci un po' più sulla destra, troviamo una casellina rossa dove in genere ci vengono mostrati dei segnali di alert, tipo in questo caso batteria scarica, oppure magari ci può essere segnalato l'assenza del GPS, oppure attenzione vento forte, comunque molte altre cose. Cliccandoci sopra ci si aprirà una finestra che abbiamo già visto nei video precedenti. Molto importante questa finestra da non sottovalutare, perché da qui possiamo regolare l'altezza del ritorno a casa automatico, che vi ricordo di regolare sempre in base a dove andate a volare. Poi la massima altitudine, che vi consiglio di impostare su 120 metri, che è l'altezza massima comunque consentita per noi hobbisti. La distanza potete mettere benissimo 300 metri, perché tanto alla fine in Italia si vola a vista e quindi un mini a 300 metri inizia già a essere difficile vederlo, quindi vi consiglio di non superare mai i 250-300 metri, comunque dipende anche molto dalle condizioni meteo. Poi scendendo sotto vediamo lo spazio che abbiamo disponibile sulla nostra scheda SD. Io per esempio ho messo una scheda 64 giga, quindi più o meno ho 60 giga disponibili da poter utilizzare. Sotto il tempo di registrazione rimanente, che varia ovviamente in base alle dimensioni della vostra scheda. Poi tornando indietro, sempre nella schermata principale, in alto a destra potete intravedere in rosso il simbolo del satellite, dei satelliti agganciati, che ovviamente sono zero perché ci troviamo all'interno di un'abitazione, la potenza del segnale wifi, la batteria e il minutaggio di volo. Se ci cliccate sopra, come ho fatto io, vi vengono date delle informazioni basi come la temperatura delle batterie e i voltaggi delle relative celle, perché vi ricordo che la batteria del Mavic Mini è una 2S. Poi cliccando a vuoto scompare la
questa finestra. Ovviamente sono informazioni essenziali perché vi ricordo che Mavic Mini è per principianti, quindi non avete bisogno di tante informazioni. Andando avanti, sempre sulla destra, vedete i classici tre pallini che ci permettono di entrare nelle impostazioni come su tutti i droni DJI. Cliccandoci sopra si aprirà una schermata dove possiamo vedere 5 sottomenu, sicurezza che abbiamo già intravisto prima, dove oltre alle altezze e le distanze massime possiamo aggiornare il punto di ritorno a casa automatico. E vedremo quando sarà possibile uscire e quindi volare, cosa cambia e perché è importante conoscere questa opzione. Adesso al chiuso non posso mostrarvela. Possiamo calibrare la bussola e la IMU del nostro drone. Spegniamo due paroline anche qui. Questi sono due parametri che molti sottovalutano e che molte persone dovrebbero andare a verificare prima di chiedere assistenza, quando magari si ritrovano con un drone che va storto o che ha comportamenti anomali. La calibrazione della bussola va sempre fatta all'aperto e lontano da fonti elettromagnetiche. Invece la calibrazione dell'IMU può essere fatta a casa su superfici piane, ma sempre restando il più possibile lontano da fonti elettromagnetiche. Come vengono calibrati questi due parametri cercherò di farvelo vedere quando sarà possibile tornare a volare all'aria aperta. Poi c'è sblocca zona geo che ci servirà nel caso avessimo i patentini, tutto è necessario per sbloccare no fly zone, ATZ, eccetera. Trova il mio drone è una funzione che risulta utile nel caso schiantiamo il drone da qualche parte, con la quale possiamo inviare un input al nostro drone facendo lampeggiare e facendogli emettere un segnale acustico. Infatti, se adesso attivo questa funzione, questo è il risultato. Avvia lampeggiamento e segnale sonoro. Una cosa importante da sapere però è che per inviare questo messaggio che fa lampeggiare e vibrare e suonare il drone, il collegamento tra drone e radiocomando deve essere attivo. Se puta caso schiantiamo il drone su una parete rocciosa o comunque su qualche superficie e la batteria dovesse uscire dal proprio alloggiamento, ovviamente questa funzione non potrà essere utilizzata, però non vi preoccupate perché tra virgolette, l'app registra l'ultima posizione del drone, quindi tramite GPS possiamo sapere più o meno in che zona si trova al momento dell'impatto. Infine, nelle impostazioni di sicurezza avanzate, senza che ci ritorno su, le trovate sempre nel link del video che è relativo all'aggiornamento, all'ultimo aggiornamento del Mavic Mini che vi ho postato anche prima. Ah, scusatemi, ma mi stavo dimenticando di identificazione remota. Su questa voce in pratica possiamo condividere le informazioni del nostro volo, del nostro drone. In pratica è una cosa facoltativa, però speriamo che l'EASA scelga questo metodo di identificazione, altrimenti bisognerà per forza utilizzare transponder non sul Mavic Mini, ma su tutti gli altri droni che pesano più di 250 grammi. Speriamo che utilizzino questo metodo. Vabbè, comunque, per farla breve, possiamo qui scrivere identificazione, magari ci possiamo mettere il numero del nostro, che siamo operatori, il nostro numero operatore, diciamo così, oppure possiamo mettere le nostre informazioni di volo, perché stiamo volando lì, per quale motivo, scopo hobbistico, scopo lavorativo e varie cose. Poi, spostandoci nella scheda dei comandi, possiamo selezionare le modalità di volo che vi ho mostrato, che vi ho citato all'inizio video. Possiamo selezionare le unità di misura che in genere lascio su chilometri orari. Possiamo selezionare come si deve comportare il gimbal in volo in modalità follow in FPV. Questa cosa l'approfondiremo non in questo video, ma in un prossimo video quando sarà possibile, dedicato alle modalità di volo di questo Mavic Mini. Poi, su impostazioni di stabilizzazione avanzate, possiamo andare a regolare le varie velocità del nostro gimbal, attivare questa voce dove c'è scritto permette di ruotare la fotocamera verso l'alto. Se ci clicchiamo, vedete che il gimbal, spingendolo in su, sale più dei, diciamo, dei 0 gradi normali consentiti. E comunque tutte quelle barre che avete visto prima servono per regolare proprio questa cosa qui, la velocità con cui il gimbal si sposta su o giù.
Scusate ragazzi, ho dovuto un attimo cambiare la batteria che quella era scarica, stava scendendo, è scesa sotto il 10%, cosa da non fare mai, mi raccomando, potrebbe danneggiare le batterie. Calibra stabilizzazione, vi consiglio di farla solamente se vi accorgete che le vostre riprese, almeno l'orizzonte delle vostre riprese, risulta storto oppure se il vostro drone è caduto recentemente. Nell'ultima voce radiocomando possiamo impostare le funzioni dello stick, ovvero come funzionano i nostri giochi. Joystick, io ho sempre utilizzato la modalità 2, quella con cui ho imparato a volare con tutti i droni. Comunque, se voi volete cambiarla, la cambiate. Comunque, nella modalità 2, lo stick destro serve per andare in avanti, indietro e spostarsi lateralmente con il drone. Lo stick sinistro invece serve per far ruotare il drone in senso orario o antiorario, oppure farlo alzare o abbassare di quota. Poi la voce calibra radiocomando, ovviamente serve a calibrare radiocomando, va fatto a done spento, infatti l'app ve lo ricorda. E ci voglio fare un video che sarà sempre collegato ai sensori del drone, comunque ci saranno tante informazioni anche lì. Voglio raggruppare queste altre informazioni più delicate in un video. Quando sarà possibile lo farò. Su tutorial di volo è una cosa carina che DJI ci mette a disposizione, è un tutorial di volo video barra foto dove ci vengono mostrati come funziona il drone. Sono tutte cose che vi sto dicendo nei video che sto preparando man mano. Quindi o vi vedete questo mini tutorial della DJI, comunque ovviamente le informazioni qui sono un po' meno dettagliate, quindi se volete avere informazioni dettagliate vi consiglio di vedere i video che pubblicherò. Allora, poi passando alla sezione fotocamera, la prima cosa che possiamo fare è modificare le varie dimensioni delle foto 4 terzi, 16 noni. Possiamo vedere la scheda SD, quanta memoria anche qui ha disponibile. In impostazioni avanzate possiamo disattivare o attivare l'istogramma, questo grafico che vediamo qui sulla sinistra, che per chi è più avvezzo all'utilizzo, comunque a fare foto, fare video, cioè, sa cos'è, non lo spiegheremo in questo video. Poi c'è l'avviso di sovraesposizione, questo è molto utile sempre per gli appassionati di foto e video, e ci dice quando siamo sovraesposti con una zebratura. Come vedete adesso, non so se si vede sul tasto questo qui, come vedete il simbolo è tipo zebrato, vedete che fa bianco nero, quello significa che in quel lato, anche un po' qui su, qui in alto a sinistra, è un po' zebrato e significa che lì siamo sovraesposti. Potete vedere che anche la scritta della maglietta, vedete che diventa zebrata? Questo perché appunto l'immagine è sovraesposta. Le griglie poi servono sempre a chi sa fare le foto, con chi magari utilizza certe regole, tipo la regola dei terzi, che ovviamente non stiamo qui a spiegare, ma penso che a questo punto dovrò fare un video dove più o meno spiego le regole base semplici, perché non è che sono un professionista dei video, comunque delle foto, sia con i droni ma anche che valgono per tutto il resto. Il bilanciamento del bianco l'abbiamo visto nel video precedente, dedicato al Mavic Mini, sempre il solito. L'antisfarfallio lo lascio in automatico. Nei sottotitoli, se attivati o disattivati, in pratica inseriamo nelle nostre riprese informazioni quali la data, l'ora, la posizione GPS e molte altre cose. La cache di registrazione, se attiva, ci permette di creare una copia sul nostro smartphone dei video e delle foto che abbiamo registrato o acquisito con il nostro drone. Possiamo dare un tetto massimo ovviamente a questa cache, e una volta che viene superata, diciamo, questa soglia, come potete vedere 4 giga, 8 giga, una volta che superiamo questa soglia vengono eliminati i video più vecchi, dovrebbero essere preservati quelli che abbiamo recentemente registrato. Tornando indietro, andiamo sulla penultima scheda, la scheda trasmissione, che sinceramente in questa scheda ci metto mano solamente quando ho forti interferenze a livello di wifi o comunque vado a volare con altri amici che hanno droni, quindi seguendo questo schema dove vedete scritto stabili, stabile, canale corrente, vado in manuale e imposto il wifi in modo tale che non dia fastidio al drone di altre persone. E alla fine è l'unica cosa che possiamo regolare in questa scheda. Nell'ultima scheda delle informazioni ovviamente troviamo il nome, dove mettiamo il nostro nome, il modello, ovviamente ne stiamo parlando, è il Mavic Mini.
il firmware del drone, che vi ricordo potete aggiornare se avete o il wifi o il 4G del vostro smartphone. Se cliccate su cerca aggiornamenti, lui ovviamente cerca gli aggiornamenti, se non li trova state a posto. Database, FlySafe, database aggiornato delle zone sicure per volare, ma vi ricordo che per essere sicuri al 100% dove volare non affidatevi al database di DJI, ma al database del D-Flight, che è il sito di riferimento al quale vi dovete affidare. Vabbè, poi c'è la versione dell'app, la 1.08 che è l'ultima. Le ricariche di queste batterie, che questa batteria in pratica è nuova, il seriale del radiocomando, il seriale della centralina di volo vi sarà molto utile quando dovrete, se bisognerà farlo, registrare il drone a livello hobbistico sul sito di Flight, oppure quasi sicuramente se dovete registrare il drone a livello a scopo lavorativo, questi due seriali vi serviranno. Comunque li potete trovare dietro al radiocomando oppure anche sulla scatola del drone, da tante altre parti. Comunque ce l'avete anche qui ed è molto comodo. Poi, adesso che abbiamo scorporato bene tutta questa serie di impostazioni, qui abbiamo altri tasti. Ovviamente scendendo dai tre pallini sempre sulla destra troviamo un tasto che ci permette di entrare nella modalità foto, nella modalità video e nella modalità quick shot. Ovviamente, siccome non ho il segnale GPS perché sto all'interno, non posso farvi vedere i quick shot che vi mostrerò in un video dedicato. Sezione video possiamo selezionare full HD o 2,7K con i vari FPS. Dopo, in altri video vedremo a cosa servono questi FPS, perché magari è importante sceglierne uno rispetto che un altro. In foto invece possiamo fare o le foto classiche singole oppure gli scatti temporizzati, chiamati anche time lapse, e nient'altro per ora. Poi col tasto bianco, se siamo in modalità foto, scattiamo la foto; se siamo in modalità video, avviamo la registrazione. Su questo triangolino possiamo vedere tutte le foto e i video che abbiamo a disposizione sulla nostra scheda, ma siccome la scheda è nuova non c'è niente. Qui in basso, come siamo nella modalità foto, possiamo modificare le ISO, l'otturatore, questo è l'ultimo parametro, è l'esposizione, ma quella si regola in modo automatico, non possiamo farci niente. Ricliccando rimettiamo tutte le impostazioni automatiche della fotocamera. Però se cambiamo e andiamo su video, come potete vedere, infine il simbolo che vedete al centro ci indica che il drone sta cercando il segnale GPS, che mai troverà dentro casa mia. Più sulla sinistra troviamo tutte le varie distanze: H sarebbe l'altezza del drone da terra, D sarebbe la distanza tra noi e il drone, e sopra i chilometri orari che ci indicheranno quando voliamo la velocità che ha il nostro drone in quel momento, sia in velocità verticale sia in velocità orizzontale. L'ultima cosa, sulla sinistra troviamo la nostra mappa, che possiamo ingrandire o ridurre tramite questo tastino qui. Se ci cliccate due volte si ingrandisce proprio la mappa e potete spostarvi, muovervi e via dicendo, e con le due freccette riducete tutto. Ah, mi dimenticavo, scusate, qui sulla sinistra dove vedete questa freccia con quel mezzo cerchio, quello è il tasto che ci permette il decollo e l'atterraggio automatico. Ok ragazzi, il video è giunto alla fine. Le cose, come vi avevo anticipato all'inizio, sono state moltissime. Alcune le abbiamo dovute sorvolare perché altrimenti il video sarebbe durato tipo 50 minuti ed era una cosa improponibile. Comunque era meglio alcune cose dargli più importanza in modo dettagliato, e ci farò dei video sopra. Come al solito, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Vi prometto che farò sicuramente dei video inerenti al Mavic Mini all'aperto quando si potrà. Speriamo fra poco, il 4 maggio forse c'è una piccola finestra, speriamo veramente. Se volete poi maggiore assistenza su Mavic Mini e sui droni in generale, vi invito a iscrivervi anche al mio gruppo Facebook, dove parliamo di droni, di gadget tech, di molto altro, e potreste trovare anche offerte su magari un drone che desiderate da tempo. Comunque, se avete notato il ciuffo biondo durante il video,
che vi posso dire, ognuno reagisce alla quarantena in modo diverso, io ho voluto dare una botta di vita così. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su FredTech. Ciao ragazzi!